attraverso la relazione della professoressa Casi. Buonasera a tutti. Come si sente? Bene. Allora, l'interrogativo è sempre quello. Donna Vittoria Baldoria è esistita oppure no? Uscirete da qui con questo interrogativo. Con questo, sì, sarà un interrogativo che vi accompagnerà poi anche nella lettura, perché ovviamente leggerete questo messaggio. Il nostro amico Nunzio legge e rilegge il ditirambo a lei attribuito, alla ricerca della verità. Il lettore non può non appassionarsi, perché è trainato dalla forza con cui l'autore lavora spesso, passando dalla letteratura alla storia, dalla filologia alle sociologie, inserendosi poi strategicamente in questo percorso con sagaci battute, al fine di renderle più leggere e più piacevole la lettura. Abbiamo detto autrice, donna Vittoria, di un ditirambo. L'origine del ditirambo, voi vi starete chiedendo cosa fare questo oggetto misterioso. L'origine del ditirambo, che in verità si perde nella notte dei tempi, è infatti proprio ancora oggi al centro di un dibattito piuttosto controverso. In effetti la Grecia, culla della nostra civiltà e inequivocabile punto di riferimento culturale, ha dato vita a tantissime forme letterarie, tra cui si annovera anche il ditirambo. Ora, poiché il cuore di questo testo è per l'appunto un ditirambo, penso che sia interessante fornirvi qualche informazione. Mi auguro di non annoiarvi troppo in questo excursus storico letterario che cercherò di fare. Mi servirò di alcune fonti autorevoli, tra cui il filosofo Aristotele e lo storico Erodoto. Aristotele, chi non ha mai sentito nominare Aristotele? Tutti lo conosciamo. Non è solo il famoso filosofo che tutti conosciamo, ma è anche una importante fonte di dati. Così come lo storico Erodoto è un prezioso punto di riferimento per ricostruire momenti e aspetti della storia della letteratura greca. Veniamo allora al ditirambo. La tradizione attribuisce ad Arione l'invenzione di ditirambo, un canto corale in onore di Dioniso. È Erodoto che, con il suo stile piacevolmente narrativo e tono fiabesco, narra la straordinaria vicenda toccata in sorte ad Arione. Dice Erodoto: narrano i corinzi il trasporto a Riva, a Fenaro, sul dorso di un destino di Arione di Messina, che era un cittadino, il ministro del tempo, il quale, primo fagiolo di cui abbiamo conoscenza, compose un ditirambo, gli diede il nome e lo fece rappresentare a Corinto. Erodoto prosegue narrando che Arione, in viaggio da Taranto a Corinto, minacciato di morte dai marinai che volevano impossessarsi dei suoi beni, intonò un canto, accompagnandosi con la cifra, e poi si gettò in mare. E qui accade questo avvenimento straordinario. Si narra che un destino lo abbia preso in doppa e l'abbia portato a Riva, a Fenaro. E a Fenaro, parole sempre di Erodoto queste, c'era una statua di bronzo e modeste proporzioni, dopo motivo di Arione, rappresentante un uomo su un destino. Il Fenaro, per la cronaca, sarebbe l'attuale capo Matapan, che è l'estremità meridionale del Peloponneso. Questo dono votivo esisteva ancora nel secondo secolo dopo Cristo, perché fu visto da Pausania. Pausania è un antico geografo, nel tempio appunto di Posidone al Fenaro. La leggenda poi del destino soccorritore si riflette anche sulle raffigurazioni monetarie di Taranto, di Corinto e di Messina, quindi proprio i luoghi toccati da Arione, dove è rappresentato un uomo sul dorso di un destino. Tuttavia, nonostante questa testimonianza di Erodoto, che è di tutto rispetto,
dobbiamo dire che il ditirambo è precedente allo stesso alione. È antico almeno quanto Archiloco, il più antico dei poeti dei greci, che nel Cristello c'è rimasto solo un frammento e dice: come sono intonare bel canto del signore Dioniso, il ditirambo, folgorato dal vino nella mente. Tenete presente che Archiloco risale almeno al 700 a.C. E qui devo aprire un'altra piccolissima parentesi. Ho detto prima, Archiloco è il più antico dei poeti lirici greci. Ovviamente il concetto di lirica nel mondo greco è molto diverso da quello che attualmente noi sentiamo e viviamo come nostro concetto. Praticamente la lirica si distingueva in lirica monodica e lirica corale, e con lirica si intendeva un componimento accompagnato dal suono della cetra o della lira. Monodico, da mono, uno solo, cantava solo uno, era uno solo, mentre nella lirica corale ovviamente avevamo un coro che cantava. Però era sempre un tono molto, molto tranquillo. Il ditirambo, infatti, di Archiloco, che abbiamo detto il primo autore probabilmente di un ditirambo, era monodico, mentre invece il ditirambo di Alione è corale. I cori di Alione poi erano ciclici, cioè i coretti si disponevano in circolo intorno all'altare del Dio. Alione anzi è considerato l'inventore del coro ciclico, però abbiamo ancora delle altre testimonianze. Che cosa ci dicono queste testimonianze? Ci dicono che il coro ciclico addirittura è di origine cretese. Allora, cosa avrebbe fatto Alione? Arione si fa un innovatore di questo coro ciclico, perché pensate un po', fa abbigliare i coretti da attili con attributi tabini, detti tragoi o tragicoi, perché il termine tabino significa, dice appunto in greco, tragoi, in un coro che istruisce appunto. Dal ditirambo di Arione, scritto poi scritto nel Peloponneso, molto probabilmente nasce addirittura la tragedia attica. Secondo un'antica testimonianza, infatti, Polone avrebbe affermato che Arione introdusse per la prima volta la tragedia. Intendendo però la varella parola tragedia, sostegno in tragedia, attenzione, il coro dei coretti vestiti da tragoi che cantano il ditirambo. Tragoi, ovvero tragodia, quindi canto dei coretti vestiti da capri. E questi, diciamo, queste figure mitologiche dei satiri con attributi caprini erano dei compagni di Dioniso, compagni amici di corribande di Dioniso. Inoltre abbiamo ancora altre testimonianze. Il lessico di Dandino Buda parla di Arione come l'inventore della maniera tragica, e abbiamo Giovanni Diacono, il quale afferma che Arione avrebbe scritto la prima tragedia e che tale notizia sarebbe già stata ricordata da Polone in una elegia. Quindi queste notizie confermano e integrano un'altra preziosa testimonianza, quella di Aristotele. Aristotele nella Poetica, infatti, si osserva proprio sull'origine sia della tragedia sia della poesia, e afferma che entrambe erano basate sull'improvvisazione e che la tragedia derivò da quelli che intonavano il ditirambo. Accenna poi a molti mutamenti che la tragedia ebbe, finché, abbandonato ogni elemento satirico, cioè cosa più ricorda, si distaccò da racconti brevi dallo stile scherzoso, per diventare più seria. Da questi indizi, che sono comunque molto labili, però rappresentano delle testimonianze importanti, si è ipotizzato quindi che la tragedia ebbe origine allorché coloro che intonavano il ditirambo, iniziando a cantare, si contrapposero al coro, avviando un dialogo tra il coro e il capocoro. E questo dialogo è stato proprio l'inizio dell'azione drammatica, di quella che poi è la favola della tragedia. Ciò sarebbe confermato anche da alcuni casi di Battivide. Battivide è un altro poeta lirico che scrive dei ditirambi, e
nei diranghi abbiamo una parte più dialogata che cantata. Ora, riguardo all'altro aspetto, al tosa su ricorda, a cui facevo prima allusione, il tosa su ricorda sarebbe l'elemento satirico di carattere comico, di carattere ironico, collegato anch'esso al ditirambo, a questo iniziale ditirambo. Con l'evolversi però dei contenuti della tragedia, questo elemento più comico, più satirico, proprio nel nostro senso di satira, scompare del tutto. E quindi la tragedia diventa un'altra cosa, pur essendo questo coro Drago Ippodè, questo coro di coreuti travestiti appunto da capri, il nucleo sia della tragedia sia, diciamo, di questo aspetto del ditirambo più comico e più vicino a quello che è il contenuto del ditirambo di Donna Vittoria. Ora, per Aristotele e per quelli che erano i suoi contemporanei, il collegamento tra l'elemento ditirambico e quello satiresco era molto chiaro. Purtroppo, a causa della frammentarietà delle testimonianze, noi ovviamente non lo vediamo con grande vista, però il collegamento è. Quindi, riassumendo, avremo questa situazione: l'origine della tragedia in tre stati successivi. Prima il ditirambo, poi il dramma satirico e poi la tragedia vera e propria. Tuttavia, possiamo ulteriormente ipotizzare che il tosa su ricorda aristotelico, inteso come elemento comico, comparisse già nei ditirambi di Arione, che, secondo la testimonianza erodotea, sarebbe l'inventore di questo genere. In seguito, il tono più solenne della tragedia ne determina la cancellazione. Ora, questa, detto stata questa l'origine della tragedia, ovviamente a noi in questo momento, in questa sede, non interessa. Però era necessario citarla perché è importante per evidenziare l'importanza e la storicità del ditirambo. Arione, dunque, scrisse per primo ditirambi, cantati a Corinto da coreuti abbigliati da satiri, divinità da essi con attributi capelli, tradizionali o paroni di Ionio. Da questo ditirambo sarebbe nata la prima elementare composizione tragica, come prima di Corinto. Nel suo lungo percorso evolutivo, la tragedia poi subì tali cambiamenti da divenire contempo qualcosa di totalmente diverso dalle sue origini. L'elemento comune al ditirambo e alla tragedia è il culto di Chiaro, il culto di Dionico. Da Corinto poi il ditirambo si diffuse in tutto il mondo greco e attrasse poeti di valore come Pindaro, come Timonide, come Bacchide, divenendo spesso, dal VI secolo a.C., oggetto di competizioni proprio nelle feste dedicate a Dioniso. Relativamente poi all'etimologia, anche l'etimologia della parola di ditirambo è molto incerta. I filologi, i giuristi si sono divertiti a fare tante ma tante ipotesi. Alcune di queste ipotesi affermano che, per esempio, la parola di ditirambo potrebbe alludere alla doppia nascita di Dioniso: immatura da Semele e poi matura da Zeus, perché di e tura, quindi nato due volte. Oppure potrebbe significare educato nell'antro a due volte, perché anche su tutta quella che è la nascita, l'allevamento di Dioniso, ci sono tante ma tante differenze. Addirittura il ditirambo potrebbe derivare dalla Tracia, secondo alcuni studiosi, così come dalla Tracia deriva il culto di Bacco, Bacco e Dioniso. Oppure potrebbe derivare dalla Frigia, se si considera il flauto e la musica che appunto accompagnavano il suo onore, il onore di Dioniso. Quindi possiamo concludere che il ditirambo è sicuramente una forma poetica bellissima, versatile, all'origine sia della tragedia sia della poesia di Ulissiaca. Col tempo il ditirambo si evolve e assume connotazioni diverse, sia in funzione degli argomenti, del tono stilistico, del linguaggio utilizzato, sia in funzione della personalità ricchissima, ovviamente, dei suoi autori. Nelle letterature moderne cosa accade? Il ditirambo è
punto minimo di raggio metro. Etatismo cogitato. Per celebrare quelli che sono gli effetti rallegranti del vino, la gioia, l'ebbrezza. E qui, quando dico componimento lirico, intendo lirico in senso moderno, nel nostro senso, cioè proprio come poesia lirico soggettivo. Nella poesia seicentesca italiana di Chiabrera troviamo degli inganni. Troviamo il Bacco in Toscana, direi, che è un dipinato. E troviamo poi addirittura dei dipinati attribuiti a Nietzsche, in cui Nietzsche esprime il raptus tra essa e sinfonia. Anche D'Annunzio definisce i tiranti alcuni suoi componimenti, in cui assonanze, consonanze, rime interne, sinestesie, tutta una serie di figure retoriche, creano una virtuosistica musica verbale. Sappiamo che D'Annunzio era il poeta proprio della musica verbale, di questa musicalità che ci faceva sentire sia nel collocare le parole in un certo ordine, sia nella metrica, sia nel ritmo, sia nella scelta dei suoni. Amava molto questa musicalità. Ora, dovete sapere che ci sono state anche delle autrici, delle donne che hanno usato il tirando, che hanno scritto dei tirandi. Purtroppo, ecco, io devo dire che apprezzo tantissimo Nunzio proprio perché finalmente ha dato voce, ne parlavamo prima anche con Paolo Cordillo, ha dato voce a una donna. Perché, cari signori, io come donna vi dico ancora oggi molto malincuore che noi donne abbiamo poca voce e non è giusto. Vi dico che anche nel mondo greco, nella letteratura greca, voi chi conoscete Tasso, ma non c'è stata solo Tasso. E adesso non mi soffermerò su queste altre donne che ci sono state nel mondo greco, altre poetesse, perché non mi voglio scocciare più di quanto non mi avete scocciato finora. Però se leggerete la mia prefazione, mi sono divertita a parlare anche di queste donne. Perché è vero, noi ringraziamo i filologi alessandrini, perché grazie ai filologi alessandrini che hanno lavorato tanto nella biblioteca di Alessandria, nell'età ellenistica, che a noi sono pervenuti tanti capolavori di letteratura greca, però hanno fatto anche una scelta, e nella loro scelta, conformi a quello che era il modo di pensare dell'epoca e non solo di quell'epoca, ovviamente hanno preferito scegliere opere di autori maschi e buttare via probabilmente quella di tante autrici. Qualcosa però si è perduto, quindi nella mia prefazione troverete anche decenni a queste donne. E anche in quello che è proprio la prima metà dell'Ottocento, in cui scrive Donna Vittoria Cordoglia, ne parlavamo l'altro giorno con Lucio, le donne cominciano a far sentire la loro voce, però proprio all'inizio dell'Ottocento alcuni grandi progressi che erano stati realizzati dalle donne grazie all'ideologia illuministica purtroppo vanno perdute. Con quella che è la restaurazione non solo si torna indietro dal punto di vista storico vero e proprio, ma si torna indietro anche dal punto di vista di quelle che sono le abitudini, le usanze, i costumi. Pensate che l'educazione delle donne veniva affidata alle oblate. Le oblate, questo proprio all'inizio dell'Ottocento, e le oblate erano delle donne le quali non si erano fatte monache, però vivevano come monache, e quindi l'educazione in queste fanciulle era un'educazione mirata esclusivamente a quella che era imparare a fare i mogli, imparare a fare le mamme, imparare a obbedire al padre, a obbedire al marito. Punto e basta. Solo alcune donne che facevano parte un po' di quella che era la aristocrazia avevano qualche libertà. Eppure, ciò nonostante, noi troviamo, e io mi auguro che veramente Donna Vittoria Cordoglia sia riuscita, questa donna che ha il coraggio di esporsi, ha il coraggio di esprimersi. E vi dico soltanto questo a proposito delle donne. Ecco, queste donne che riescono a trovare
la parola che è un'esigenza interiore, che chiude le porte dell'anima, che conduce alla conoscenza di sé e dell'altro da sé. Elemento espressivo, normale e usuale per l'uomo. Ancora oggi, nonostante gli immediati progressi, la parola autorevole, indice di potere decisionale, è preclusa all'uomo. Le donne spesso hanno scelto di tacere, per amore o per non essere considerate cose. Le più coraggiose, ribelli e scomode, hanno conosciuto in un passato non lontano, e mi riferisco al Novecento, il convento, i collegi, i manicomi, perché hanno avuto il coraggio di dare voce al disagio, scardinando l'ordine esistente, scardinando quello che era il perverismo dell'epoca. E il perverismo di un'epoca si parla in questo litigando. Come la parola è un traguardo, la scrittura che conferma la parola, la concisa e le dà memoria, è l'apice delle conquiste. La scrittura è il privilegio di pochi che gestiscono il potere della comunicazione, è indice di gestione dei segni, interazione tra la mente e le cose, tra l'io e il mondo. La scrittura per le donne è identificazione, conferma del sé come individuo e come genere. All'epoca di Vittoria Dottoria, un nome femminile, sicuramente suscitava grande attenzione, e l'universo maschile mi lascia immaginare come si poneva alla lettura, con spirito caustico sicuramente il battaglino. Potrebbe darsi che questa donna di grande cultura e intelligenza, spiritosa e ironica, talvolta pungente nelle sue sferzate classiche, sia veramente esistita. Così come è possibile che il celebre barone Michele Zezza si sia divertito a scherzare con questo nome. Certo è che vale la pena di leggere questi libri, resi più interessanti dal commento di Luciano Luciano, che per primo si letta in una ricerca non solo storico-biologica, ma soprattutto umana e psicologica. Con la speranza che Donna Vittoria sia realmente sentita e che presto venga alla luce un altro suo manoscritto, auguro a tutti voi, e sono certa che non sarà, una buona lettura.